Si apre una nuova rubrica, ovvero Gossip Seba. Il nostro idol ci farà una top 5 degli scandali più wow del mondo dell'intrattenimento in Giappone. Novella 2000, levate! Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini e questo è un video improvvisato perché ho detto sono davanti alla Torre di Pisa, cosa devo parlare? Devo parlare almeno di qualcosa, quindi ho trovato questo argomento interessante che era un video che già volevo fare e ho detto finalmente mi metto a farlo. Voglio parlare dei 5 scandali, cioè non sono 15, sempre 5 scandali che mi hanno fatto di più in Giappone. Allora, al quinto posto c'è forse una delle mie preferite che è, io accendo la TV, non l'ho visto in diretta devo dire, però ne ho sentito parlare, però immaginatevi il giapponese tipico che si sveglia la mattina, accende la TV per leggere, per sentire le news e praticamente si trova un annunciatore molto famoso che ti fa Ohayou gozaimasu così e quando dice Ohayou gozaimasu gli cade la parrucca. La cosa bella è che cioè, prima che partisse il servizio vedevi anche le facce degli altri, erano veramente indimenticabili, ho visto di quelle scene bellissime. Si classifica al quinto posto. Al quarto posto troviamo un'altra notizia bellissima che riguarda Lea Dison, che forse non la conoscerete perché comunque era un idol che era famosissima tra il 2004 e il 2007. Era praticamente uno dei primi fenomeni di Webstar, praticamente era ricercata da tutti perché aveva fatto delle foto un po' osè che però avevano girato per tutto internet. Lei era straniera, mi sembra che metà filippina e metà cinese, ma viveva Los Angeles, una cosa così. Comunque è diventata super iper famosa, tant'è che l'hanno chiamata in Giappone per lavorare in Giappone, anche firmato un contratto con la Virgin dopo che ha fatto una cover per un singolo di Fever, aveva fatto la cover, gli è venuta bene. E cos'è che è successo però? Quando ha fatto, ha firmato anche con Shonen Magazine, mi sembra, per non lo so se 300.000 milioni per avere l'esclusiva, per fare le foto con lei, eccetera, eccetera, è diventata super famosa. Poi però, cos'è successo? Che al suo primo live, al concerto che iniziava la tour, eccetera, ha fatto un annuncio, ha detto sono incinta e mi sto per sposare con il mio stilista. E praticamente lei da una settimana all'altra ha perso praticamente tutti i suoi fan e tutti se la sono dimenticata. Tra l'altro poi con questo tipo non gli è neanche andata bene perché poi non gli ha più pagato gli alimenti e ha dovuto tornare in Italia. Aveva un sacco di casini. Comunque sfortuna perché potrebbe essere ancora famosissima questa Lea Dison. Tra l'altro Shintaro, il mio amico che era nel video di Escape to Infinity, le insegnava anche giapponese quando lei era venuta qua. E a detta sua ha lanciato un computer anche dalla finestra. Quindi anche questo è uno dei motivi per cui tanti stranieri fanno fatica a lavorare nel mondo dell'entertainment. Non solo per lei ma perché ci sono stati tanti casi analoghi a lei che hanno portato a questa cosa. Comunque se volete un video a parte su questo argomento magari ne parlerò. Adesso entriamo tra i primi tre scandali che mi hanno sorpreso di più. Sicuramente non posso non citare lo scandalo di Sawajiri Erika, che è praticamente, che l'ho anche incontrata anche lei, è molto simpatica e bellissima, però diciamo che un giorno si era svegliata con la luna storta, era andata alla premiere mi sembra di un suo film, gli hanno dato tipo le forbici per tagliare, non lo so, l'inaugurazione del film, della premiere, e tipo è rimasta lì così. E in Giappone è una cosa che non si fa, cioè c'è proprio maleducazione estrema. Poi la giornalista gli fa: cosa pensi di questo film? E lei risponde: Boh, vabbè. Tipo gli ha risposto Betsuni. Ma ichiban omoire no aru shin to iu wa dono shin de shou ka? Tokuni noi desu. Noi desu ka? Noi desu ka? Zenbu omoire ga aru te koto desu ka ne, gyaku ni iu to. Omoire. Sajiri-san wa sono 300 roll no toki ni donna omoi de kukki o yaita no ka dake chotto oshiete itadaite mo ii desu ka? Betsuni. E da lì non ha più potuto lavorare in Giappone per diversi anni. Il secondo scandalo è questa storia di praticamente questo tipo che praticamente era uno degli SMAP, che non mi ricordo qual è, Kusanagi-san, tipo si è ubriacato di brutto, mi sembra ad Asakusa, no, Akasaka, si è ubriacato di brutto a Akasaka e l'hanno trovato nudo ubriaco per il parco. Non è che sia sta storia, però per un piccolo scandalo così non ha più potuto lavorare in TV per un pochino, però adesso è tornato, comunque fa parte degli SMAP. Adesso andiamo a parlare della prima posizione, il primo posto di questa classifica in assoluto, cioè Minami Minegishi, o se si chiama, non mi ricordo, Minami delle AKB, che praticamente sta storia tristissima. Praticamente sta tipa è stata vista uscire da casa, dall'appartamento di un tipo è stata avvistata, quindi hanno scoperto, oh mio Dio, questa AKB c'aveva il moroso, o non lo so, si vedeva con qualcuno, ha dormito a casa di uno. E allora scandalo enorme, perché sul contratto di queste idol delle AKB non puoi avere il ragazzo sostanzialmente, quindi quando l'hanno brincata in questa situazione è stato un grande scandalo e doveva lasciare l'agenzia. Allora lei cosa ha fatto? Preso il rasoio, si era fatta zero e ha fatto un video di scuse che è girato viral su internet un paio di anni fa. Everything I did is entirely my fault. I'm so sorry. Her mistake, she says,
spending the night with a singer from a popular boy band. E così ha chiesto scusa a tutti i suoi fan per essersi fatta qualcuno. Vabbè, storia interessante, diciamo. Comunque, questi erano i 5 scandali del Giappone. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, ditemi quale vi ha lasciato più così. Spero che la clip di Ohayou Gozaimasu vi sia piaciuta. Ve la rilascio qua per concludere questo video. Ciao, ci vediamo in un altro video.